in un nuovo video. Oggi mi vedete completamente struccata perché ho deciso di registrare un Get Ready With Me che da un sacco di tempo che non ne registro uno, visto che dopo devo andare a lavorare, quindi devo truccarmi. Ho detto perché non truccarmi con le ragazze e farci un po' di compagnia, e poi voglio anche mostrarvi i prodotti novità di Puro Bio e quelli di Benefit che sto utilizzando per realizzare questo make up, che sarà veramente semplicissimo, un trucco super super veloce, super facile da realizzare, con prodotti però veramente di qualità molto molto buoni, e partiamo subito. Come prima cosa vado a mettere il fondotinta. Io utilizzo il Nude Magic Cushion nella colorazione 07 di L'Oreal. Comunque di tutti i prodotti che utilizzo in questo video vi lascio scritto tutti i nomi qua sotto nell'info box, e vado ad applicarlo con la mini beauty blender, la mini spugnetta, anche perché la classica beauty blender l'ho buttata perché era rovinatissima, quindi sto utilizzando questa. E tra l'altro oggi voglio parlarvi anche di un'applicazione che ho scaricato circa 2-3 settimane fa, Badoo, che mi sta piacendo molto. Ho già avuto modo di conoscere nuove ragazze, e Badoo in sostanza cos'è? È un'applicazione che serve per conoscere nuova gente, e potete impostare tutti i filtri che volete, quindi se siete alla ricerca di amicizia, di amore, se volete conoscere ragazze, ragazzi. Io ovviamente ho selezionato soltanto le ragazze, e la fascia d'età mi sembra dai 20 ai massimo 30 anni, e poi ho anche impostato i miei vari interessi. E poi potete selezionare anche la città, la vostra città, il vostro paese, e così potete mettervi in contatto con tutte le persone che sono nei vostri dintorni, quindi che si trovano vicino a voi. Molto interessante, ho già avuto modo di conoscere nuove ragazze, e specialmente una, Alessia, mi ha contattata perché oltre a mettere tutte queste impostazioni, intanto continuo con il trucco e vado ad applicare questo nuovo correttore di Benefit, l'Air Brush Concealer nella colorazione 02. È un correttore che mi sta piacendo tantissimo, anche questo lo vado ad applicare con la mini beauty blender. È super sfumabile, non resta nelle pieghette, si sfuma benissimo, mi sta piacendo veramente un sacco. Il colore, la colorazione 02 è perfetta per il mio incarnato. Questi sono i correttori della linea Boeing, che sono veramente fantastici. Un altro che mi piace un sacco è il correttore illuminante. In estate mi piace molto realizzare un trucco super fresco ma molto luminoso, senza ombretto sugli occhi, solo una base molto molto luminosa, e il correttore e questi correttori di Benefit sono veramente perfetti. Comunque, tornando a noi, stavo dicendo, ho conosciuto una ragazza, Alessia, che mi ha scritto perché quest'estate andrà a New York, e nei miei interessi, oltre ad aver messo lo shopping, il make up, insomma cose di donne, cose di bellezza, ho messo anche New York e i viaggi in generale. E quindi, visto che lei andrà a New York quest'estate, beata lei, mi ha scritto perché voleva che le dessi qualche consiglio su cosa visitare e dove mangiare. E visto che io ci sono stata 2 volte, mi ha fatto molto piacere questa cosa, esserle stata utile. Solitamente anche io quando viaggio, prima di partire, cerco sempre informazioni utili, interessanti, cosa visitare, cosa assolutamente non devo perdermi quando vado in quel posto, in quella determinata città, dove andare a mangiare senza spendere tanto, insomma. Sono sempre anch'io alla ricerca di queste informazioni, e Badoo è stato utile anche da questo punto di vista. Tra l'altro, lo dicevo anche a lei, mi ha fatto venire un sacco voglia di tornare a New York. Comunque nel frattempo sono andata a mettere sulle sopracciglia questo primer di Benefit, che serve per far durare molto più a lungo la matita che vado a mettere poi in un secondo momento, sempre di Benefit, adesso l'ho persa, eccola qua. Ultimamente sto utilizzando la Brow Pencil nella colorazione 05. Questa è una matita perfetta perché si applica velocemente, le sopracciglia si sistemano all'istante, anche perché la punta è veramente molto 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 grande, non è troppo sottile, quindi bastano veramente pochi tratti per riempire le sopracciglia. E quindi niente, mi ha fatto veramente un sacco piacere esserle stata utile, averla conosciuta, perché è super simpatica. E un'altra cosa di Badoo molto interessante è che potete impostare la vostra posizione, anche se in realtà non vi trovate veramente in quella città. Come ad esempio dovete andare, che ne so, a Formentera, potete selezionare la città Formentera, anche se appunto non siete realmente a Formentera, e quindi poter chattare, poter conoscere tutte le persone del posto, tutte le persone che in quel momento si trovano a Formentera, per chiedere qualche consiglio su appunto dove mangiare, dove alloggiare senza spendere tanto, insomma consigli utili e pratici per viaggiare senza poi spendere cifroni pazzeschi. Tra l'altro quest'estate io e Ste non andremo da nessuna parte perché lui è in ballo con il lavoro, o meglio non sa ancora se può prendere le ferie oppure no, perché sta finendo lo stage
E quindi, insomma, non sappiamo ancora cosa faremo. Sicuramente quest'estate non faremo niente e mi viene male solo a pensarci, perché quest'estate dicono che sia un'estate super super calda e pensare di passare tutta estate qua a Brescia veramente mi viene male solo a pensarci. Io ormai sto facendo sempre le sopracciglia con i prodotti di Benefit perché veramente mi ci trovo benissimo, sono fantastici. A volte utilizzo anche il Cabrow che mi piace molto, ma quando sono un pochettino più di fretta e meno tempo vado ad utilizzare questa, la Brow Pencil, perché è più veloce da applicare. E dopo averle riempite vado semplicemente a pettinarle sempre con la stessa matita e poi passo all'illuminante, utilizzo l'eyebrow sempre di Benefit e lo vado a mettere sia sotto l'arcata sopraccigliare ma anche leggermente sulle palpebre per dare un tocco di luce e poi vado semplicemente con l'anulare a picchiettare il prodotto, anche questo si sfuma benissimo. Passo poi agli occhi, vado ad applicare un po' di bronzer di Puro Bio nella colorazione 003 se non sbaglio. Non sempre utilizzo il l'ombretto o il bronzer sugli occhi. Devo dire che questo bronzer di Puro Bio, oltre a piacermi moltissimo come bronzer per fare il contouring, mi piace molto anche sulla palpebra per dare un po' di, insomma, di colore agli occhi. Non vado quasi mai in estate a utilizzare gli ombretti sugli occhi perché fa caldissimo, però un ombretto nude mi piace comunque molto utilizzarlo. Quando non metto l'ombretto metto lo stesso l'illuminante di Benefit, proprio come dicevo prima, per dare un tocco di luce, mentre invece in questo caso è perfetto anche come base. Voi invece ragazze quest'estate cosa fate di bello? Andate da qualche parte? Viaggiate con le amiche, con il fidanzato? Avete già organizzato qualcosa per quest'estate? O come me siete sul quest'estate non vado da nessuna parte? Fatemi sapere che sono curiosissima, mi dispiace un sacco quest'estate non riuscire ad andare da nessuna parte perché avrei proprio voglia di staccare la spina almeno una settimana e andare su un'isola a rilassarmi veramente. Vado poi a sfumare leggermente l'ombretto con un pennello da sfumatura, tra l'altro sto utilizzando questi che vi ho mostrato in il video di settimana scorsa, che se ancora non avete visto ve lo metto qua nelle schede. E questi pennelli devo dire che mi stanno piacendo un sacco, sono veramente pennelli ottimi, li ho già lavati, le setole non si sono rovinate e devo dire che mi stanno piacendo davvero molto. Vado poi ad applicare il mascara e in queste ultime settimane sto utilizzando lui, il Miss Baby Roll di L'Oreal, che mi piace veramente tanto anche questo perché va a volumizzare e incurvare le ciglia in una sola passata. Questo mascara è veramente fantastico, non posso uscire di casa senza mascara, quindi anche se non mi trucco il viso, le sopracciglia e il mascara assolutamente ci devono sempre, sempre essere. Vado a mettere il mascara leggermente, ma veramente poco poco, anche nelle ciglia inferiori. Comunque mi sono dimenticata prima, vi lascio il link diretto per scaricare l'applicazione se vi può interessare qua sotto nell'info box. Vado poi a fare un po' di contouring con il bronzer di Puro Bio, non ricordo il numero che ho utilizzato quindi ve lo lascio scritto qua sotto nell'info box, e lo vado ad applicare con questo pennello sempre di Puro Bio, il numero 12, che è perfetto da utilizzare per fare il contouring. Passo poi al blush e vado ad utilizzare questo di Puro Bio nella colorazione 02. Questo colore lo sto utilizzando tantissimo in questo periodo, lo trovo veramente perfetto per l'estate. E anche questi blush di Puro Bio mi stanno piacendo molto perché si sfumano perfettamente e restano per tutta la giornata. Sulle labbra invece raramente in estate, quando fa proprio proprio caldo, vado a mettere qualcosa sulle labbra, però quando mi capita di utilizzare dei prodotti sulle labbra mi piace un sacco utilizzare dei rossetti matte. In questo caso vado ad applicare questo di Wycon nella colorazione 06, è un rossetto liquido matte che si applica benissimo. Non fa sbavature, non lascia sbavature e si asciuga all'istante. Io amo, prediligo i colori nude sulle labbra e questo mi piace tantissimo perché è proprio molto simile al colore delle mie labbra e lo trovo veramente molto molto naturale. E poi come ultimo step ovviamente non può mancare l'illuminante, adoro gli illuminanti e specialmente in estate mi piace abbondare, mi piace avere un trucco come dicevo prima super super veloce, visto che non vado a fare un trucco troppo pesante sugli occhi. E utilizzo in quest'ultimo periodo, sto utilizzando lui, l'illuminante di Puro Bio nella colorazione 01. Questi sono i nuovi illuminanti di Puro Bio, hanno introdotto tre nuove colorazioni. Questa è la 01, il classico colore champagne, che è sicuramente il mio preferito e è super glow, super luminoso. Lo vado ad applicare sulle guance, guardate quanto è luminoso,
sul mento e sulla punta del naso. E poi vado a sfumare il prodotto con le dita. Si sfuma perfettamente, più lo lavorate e più il prodotto si sfuma. Non so se dalla videocamera si riesce a capire quanto sia luminoso questo illuminante, mi fa veramente impazzire. E niente ragazze, questo in sostanza è il trucco che realizzo quasi tutti i giorni. Come avete potuto vedere, anche il fondotinta è un fondotinta molto molto leggero, non è super coprente. Odio i fondotinta troppo coprenti in estate e se proprio posso evitare, evito di metterlo, non lo metto neanche. Ultimamente sto prendendo fortunatamente un po' di colore e forse questa tonalità, la numero 07, inizia a essere un po' troppo chiara. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se volete vedere altri video di questo genere, quale tra tutti i prodotti che ho utilizzato avete preferito, se anche voi utilizzate qualcuno di questi prodotti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come GiadaFra91. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video.